Oggi 27 gennaio è il giorno della memoria, la giornata internazionale della memoria. Siamo qui con Vincenzo Ceccarelli, il capogruppo del PD in Consiglio regionale, e con lui in un luogo simbolo della deportazione della Shoah a Firenze, cioè il binario 16, dove c'è il monumento ai deportati. Da questo binario partirono i carri piombati con gli ebrei, i prigionieri politici destinati allo sterminio nei campi in Polonia. Vincenzo Ceccarelli, qual è il significato di questa giornata per la regione toscana? Il significato di questa giornata è quello di coltivare e nutrire una memoria che deve rimanere indelebile e deve servirci da monito perché quello che è accaduto in quegli anni non accada mai più. Siamo voluti venire qui in un luogo simbolo da dove sono partiti quelli che venivano istradati verso i campi di concentramento, venivano annientati umanamente, venivano, come ha ricordato Liliana Segre, ridotti ad un numero, privati della dignità prima ancora di essere privati della vita. Da qui, per iniziativa della Regione Toscana, parte anche il treno della memoria che porta tanti giovani a conoscere quei luoghi, a ricordare, a essere cittadini preparati e a conoscenza di quello che è stato il male assoluto, la Shoah, proprio perché in loro crescano gli anticorpi per che non possano mai più avvenire questi episodi. Purtroppo quest'anno, a causa Covid, il treno della memoria non può essere organizzato, ma questo non fa venir meno il nostro impegno, la nostra volontà, il nostro dovere di ricordare questa memoria e soprattutto anche di coltivarla. Io ho pensato anche di andare presso il mio comune a firmare l'iniziativa di legge popolare contro il fascismo che è stata promossa dal sindaco di Stazzema, luogo simbolo, una delle stragi più atroci che sono accadute qui in Toscana, purtroppo assieme a tante altre. Questa legge si propone di perseguire in maniera dura e severa tutti quelli che fanno apologia del fascismo in tutti i modi e in tutti i luoghi, anche sui social network, che sono i luoghi che sono molto frequentati dai nostri giovani. Ecco che un gesto per attualizzare e nutrire questa memoria può essere anche questo, e invito chi non l'avesse fatto e chi lo vuol fare ad andare a firmare questa legge perché il nostro impegno possa essere fattivo e possa proseguire a monito e a tutela della dignità umana.